Nella regione di Alola, più in particolare nell'isola di Akala, si trova Kantai, la città più grande dell'isola stessa. Oggi vi porto una teoria abbastanza affascinante sulla fondazione di questa metropoli. Già il nome stesso, Kantai, dovrebbe avervi in un qualche modo riportato la generazione di rosso e blu, ma non saranno loro i protagonisti di questa teoria. Personalmente ho subito pensato che la metropoli di Akala fosse legata alla regione di Kanto ed il mio sospetto è stato confermato da un NPC che si trova proprio in questa città. Dovete sapere che su Pokémon Sole e Luna sto giocando facendo attenzione ai particolari in modo tale da portarvi più curiosità possibili su questi giochi e questo dettaglio non mi è per nulla sfuggito. Questo passante ci dirà che la città è stata fondata da un allenatore che ha viaggiato per Kanto e Johto. Ora, noi sappiamo che Rosso, dopo la storia dei primi giochi, è andato ad allenarsi sul Monte Argento, mentre Blu è diventato capopalestra di Smeraldopoli. Quindi, entrambi non hanno mai viaggiato nella regione di Ho-Oh e Lugia, o perlomeno non sappiamo se ci siano stati o meno. Esistono due allenatori in tutto il mondo Pokémon che hanno compiuto però questa sorta di impresa. Uno di questi è Ash. È stato praticamente confermato che l'anime di Pokémon Sole e Luna si collocherà tra Johto e Hoenn, quindi l'allenatore di Biancavilla potrebbe davvero aver fondato una città durante la sua permanenza ad Alola? Di certo è improbabile. Stiamo pur sempre parlando di un bambino di 10 anni, ma soprattutto di un bambino in vacanza. Durante una vacanza non vai di certo a fondare metropoli per una regione, quindi direi che si può passare fin da subito al secondo personaggio, Gold. Quest'ultimo ha tutte le caratteristiche che ci servono, ha viaggiato in entrambe le regioni e, se Rosso e Blu sono invecchiati, probabilmente anche l'eroe di Borgo Foglianova avrà raggiunto un'età accettabile, diciamo, per fondare una città. Quindi potrebbe essere davvero lui il fondatore di Kantai? Pensandoci, la regione di Alola ha tantissimi richiami alla terra natale di Gold. Basti pensare al giardino in stile orientale presente sulla terza isola che rappresenta la torre di Amarantopoli o alla scena dei Sudowoodo nella seconda che bloccano il passaggio al personaggio giocante. Insomma, tutti elementi che sembrano indicare in un qualche modo una sorta di legame con la regione di Johto. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto con un bel commento. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando passate ai social per rimanere sempre aggiornati e mi raccomando se avete qualcosa a sostegno o per confutare questa teoria non esitate a scriverlo qua sotto nei commenti. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video!